Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi mi andava di girare un nuovo video e di farvi vedere come mi trucco per stare in casa. Non so bene ancora come avrò chiamato questo video perché non ho idea. Però essenzialmente siamo tutti a casa. Quando ho voglia di truccarmi, mi trucco così. Vi dico la verità, non ho voglia di apparire super positiva sempre. Ci sono dei giorni in cui non mi va assolutamente di truccarmi e quindi non mi trucco. E ci sono dei giorni in cui invece mi va, anche per perdere un pochino di più tempo, mi va di vestirmi, mi va di accessoriarmi con gli orecchini, insomma ci sono dei giorni di up e dei giorni di down. Nei giorni di up mi trucco e ovviamente mi trucco sempre con l'ottica di fare qualcosa di leggero, di non fare una base full coverage, di comunque darmi una sistemata in maniera più naturale possibile. Oddio, che poi è anche quello che faccio quando esco, quindi non so, questa quarantena non è cambiato molto. Quindi vi faccio vedere tutto quello che ho utilizzato. Vi avevo già fatto vedere tutte queste cosine su Instagram nella mia nuova makeup bag home edition. E niente, vi lascio al video e ci vediamo alla fine così di sotto. Ok, ho tutto quello che mi serve qui davanti. Iniziamo subito con questo prodotto qui. Questa è la Cica Per Tiger Grass Color Corrective Treatment di Dr. Jart. Praticamente che cos'è? Io le odio queste cose che dovrebbero proteggere, in realtà mi sporcano tutto completamente. È praticamente una cremina color verde che una volta applicata sul viso, quindi massaggiata bene sul viso, diventa del vostro colore dell'incarnato. Secondo me questo è un trattamento che va bene soprattutto a chi ha una carnagione chiara, da chiara a medio chiara. Su una carnagione un pochino più scura o comunque olivastra potrebbe ingrigire. A quel punto, se vi ingrigisce, la usate come primer. Per il momento io riesco ad utilizzarla. Ha una consistenza ricca, quindi non è una crema soprattutto che consiglio a chi ha una pelle grassa, sicuramente no, ma anche medio grassa, misto grassa, perché io per esempio quando ho la pelle più mista non la sopporto, non la reggo, quindi una pelle normale, una pelle secca e perfetta. E questo è quanto. Adesso mi controllo. Come vedete io la applico con le mani proprio come se applicassi una classica crema idratante. L'effetto è quello di andare a uniformare, dare trattamento, quindi idratare. E dovrebbe avere anche il filtro protettivo questa? Sì, ha un SPF 30. Che male non fa mai. Io comunque applico sempre al di sotto tutta la mia skincare, quindi finisco con la crema viso e poi applico questa. Correttore. Vi ho fatto vedere su Instagram che stavo usando questa combo di correttori. In realtà non li sto usando perché in borsa ho svuotato tutte le borse. Tanto non le sto usando perché non esco e quindi le ho messe tutte via, le ho messe tutte in ordine. E la pochette che avevo in borsa conteneva questo correttore di L'Oreal. Questo è l'Infallible 24 Hour Concealer Pomade nella colorazione 01.5 Light Medium. L'avevo comprato tantissimo tempo fa, intanto lo prendo con un pennello. Perché in teoria questo è il dupe del correttore di NARS, quello sempre in barattolino così, il Soft Matte Creamy Concealer, che mi piaceva tanto e l'avevo appunto comprato. Comunque vi lascio tutto scritto giù nell'info box. Lo vado ad applicare con il mio pennello, prima nella zona del contorno occhi così mi illumina bene, e poi anche sul viso, dove comunque la Cica Per non è riuscita a uniformarmi bene e a correggere tipo macchiette, brufoletti e
il naso, che a me però è perennemente rosso, eppure non bevo. Quindi, così. Tac, fatto. Fisso tutto con una cipria, perché altrimenti questo prodotto mi fa lucidare tantissimo durante a fine giornata. Non che fissandolo con una cipria arrivi perfetta fino a sera, però vabbè, chi se ne frega. E uso la Dim Light di Hourglass, vi lascio nelle schede il video completo, la review completa su tutto il mondo Hourglass, così potete andare a vedere lì questa che cipria è, che cosa fa. Io utilizzo la Dim Light che è una cipria che diffonde proprio la luce sul vostro viso, allo stesso tempo è una polvere molto leggera. Non è una polvere matte, quindi non la comprate se avete bisogno di una cipria che vi tenga a bada la lucidità, però comunque questo lavoro lo fa bene, a me piace, perché mi pialla il viso. Poi, finiamo il viso, l'unica cosa che sto utilizzando è Lovejoy di MAC, con il mio pennello, il blush brush di MAC. Quindi prendo, scarico nel tappo. Con quello che rimane sul pennello vado nella piega dell'occhio, così diamo un po' di continuità a tutto il viso. Siccome applicandola appunto con le mani non riesco a essere precisa, sicuramente mi ingrigisce le sopracciglia, Brow Gel di MAC, questo nella colorazione Bold Brunette, lo scarico bene. Gitta, tu hai deciso di fare tutto il perimetro a piedi oggi? No, non puoi salire. No, no, no. Giù. Guarda, Mago dorme. Io con la destra non riesco a fare l'occhio sinistro. E giorni alterni, mascara sì, mascara no, a seconda di come mi va. Oggi lo mettiamo e uso il mio ciglia sensazionali di Maybelline. Solo sulle ciglia superiori, non sto andando sulle ciglia inferiori perché voglio aprire lo sguardo, semplicemente definire un pochino le mie ciglia e basta, mi applico il mascara. Prima cosa che faccio, mi stavo dimenticando, è applicare la mia lip cheat di Charlotte Tilbury nel colore Pillow Talk. Quindi vado a togliere quello che ho di balsamo labbra e definisco il contorno delle mie labbra.
qua ragazzi, questo è tutto quello che faccio per stare in casa, per affrontare un'altra giornata in casa. E niente, spero di avervi fatto compagnia. Come avete visto, niente di che, però passare il tempo anche a metterci qualcosa sul viso è comunque passare il tempo. Ci vediamo al prossimo video.